Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati qua in un nuovo video su questo giochino che tanto tempo fa l'ho portato. Praticamente, quanto ne sappiamo su Fortnite? Ma quanto ne possiamo sapere? Io... Dai, buono là. Signori, mettiamoci la corona, dato che comunque... Oh, vedi, senza cuffiette è tutta un'altra cosa, ragazzi. Sì, c'è a punta, ma va bene perché io seguo l'obiettivo. Lasciamo perdere queste cazzate. Signori, giochiamo e vediamo un po' se ci riusciamo. Ottieni una ricompensa, vinci la partita e ottieni questi premi. Non è un problema, quindi prendiamo un baule a caso. La domandina: abitante del regno, rispondi correttamente a una domanda per continuare a giocare. Gioca adesso, io non ho problemi. Quanti mini scudi si possono contenere in uno slot? Ragazzi, veramente facile. 10, ragazzi. 10. Ma per fare, ragazzi, ragazzi, non è un problema, cioè qua ce lo mangiamo questo gioco. La domandina, abitante del regno, rispondi direttamente a una domanda per continuare a giocare. Ok, qual è l'arma che fa più danno? Oddio mio, che significa? Cecchino one shot fa tantissimo, no? È il cecchino one shot, ragazzi. Cioè, ragazzi, è il cecchino one shot. Tipo quanto toglie? Beh, dipende da quanto è leggendario, nel senso quello normale, quello raro toglie 110 se non sbaglio. Se non sbaglio, non li so perfettamente. Sempre la domandina del regno del... Se spari a un airdrop con fucile di precisione, bolt action, quanto danno fai? Ah, mi sembra 115. Oh, sai che questa è difficile. Questa è difficile, probabilmente ci fermerà. 12 no, 25.000 è impossibile. Quindi fra 115 e 1000... No, ma 115... ragazzi, è 1250, ma quando cazzo mai? Questa era un po' trabocchetto, bastardi. Andiamo avanti. Questa qua, sempre abitante del... Va bene, no, si era semplicemente bloccato. Quante bende puoi avere massimo in uno slot? Ragazzi, siamo seri? Ragazzi, siamo seri? Posso avere delle domande più difficili come quella di prima? Che tra l'altro me la piace. 15, ragazzi, 15. Queste sono easy. Andiamo avanti. Dai, ma quando trovo il re... Albert la guida, rispondi correttamente alla domanda e Albert ti indicherà due casse in una delle quali si nascondere. Grazie a cavolo, ne sono rimaste quattro. Vediamo. Quali animali raffigurano le costruzioni? Ma qui... Elefante, granchio e rondine. Gatto, volpe, lama. Lama, granchio, volpe. Lama, cavallo, camaleonte. Ma che significa? Quali animali raffigurano le costruzioni? Le costruzioni? Cavallo no, lama, granchio, volpe no, gatto, volpe no, lama, granchio e volpe? Me la spiegate questa che non l'ho... Allora, andiamo avanti. Un ninja, capirai, ho trovato ninja. Il ninja ti aiuterà eliminando due risposte sbagliate. Ok. Quanto fa il danno a lanciarazzi raro? Raro, quindi quello blu. 100 o 110? Secondo me fa 110. Secondo me fa 110, ragazzi. Sono quasi sicuro che faccia 110. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Andiamo avanti. Abitante del regno. Cavolo, c'è qualcuno. Se acquisti la skin rapace, il piccone ninja orsetto e la skin milite, quanti V-Bucks spendi? Ma sei un bastardo. La skin rapace? Ma questo è difficile, raga. Questo è difficile un botto. Skin milite. Ma secondo me stiamo sui 3.600. Ragazzi, le ho scioppate tutte. Le ho scioppate tutte, più o meno. Oh, il re, attenzione, il sovrano del regno. Rispondi correttamente a una domanda e vinci una corona. Ci sta. Come si chiama la nuova città aggiunta durante l'aggiornamento 27.02? Quindi è un botto vecchia. Nessuna delle tre. Allora, Borgo Bislacco, Crocevia del Ciarpame o Approdo Avventurato? Oddio, quindi a febbraio? Mi sembra Approdo Avventurato, se non dico le casate. Crocevia del Ciarpame, Approdo Avventurato. Ragazzi, mamma mia, raga. Mamma mia, raga. Non ne parliamo. Dai, che ho vinto questa corona, bitches. Andiamo avanti.
Abitante del regno, vediamo un po'. Quali di queste armi non si può trovare di colore verde? Quindi di colore verde la pistola c'è. La balestra, fucile da caccia, mitraglietta tattica. La balestra, ragazzi, anche perché l'hanno tolta. Quindi vabbè, ci sta. È cultura generale, quindi potete anche lasciarla. Attenzione, il mago. La prossima domanda sarà molto difficile. Pam pam pam. Come si chiama pinnacoli pendenti in inglese? Siete bastardi. Tilted Towers, mi sembra. Come fanno a sapere che io non gioco in inglese? È pazzesco. Rattle Row, Fatal Fields, Tilted Towers. Io direi Tilted Towers, ma sicuramente sbaglio. Questa veramente, questa è cattiva, eh. Oh yes baby! E si continua così. La domanda difficile l'abbiamo fatta, bitch. Andiamo avanti. Omino de Pan de Spagna. Ok. Dove si trova il bunker sotterraneo segreto dietro un armadio? Ok, crocevia con Tomato Town, boschetto bisunto, spiaggia snob, ragazzi. Spiaggia snob, ragazzi. L'ho portato io quel video su YouTube Italia. Che me l'avete detto voi, ma l'ho portato io. Ma non prendiamoci in giro, dai, dammi sto re. Eccolo, il king, sovrano del regno. Andiamo avanti. Quanto toglie appena chiuso il cerchio della seconda ondata? Uno. Oh my god, della seconda ondata. Beh, scusa, ma non è... Questa, vedi, proprio troppo facile ci sono andato. Perché uno toglie uno, la seconda... Ah no, toglie due, cazzo. Che stronzo. E ci siamo, signori. Andiamo avanti così. Bam! Oh, e de, mamma mia, il re subito così, a botta. Quale sarà la nuova arma che sarà rilasciata nell'aggiornamento di fine gennaio e inizio febbraio? No, allora, fucile a pompa silenziato non è mai uscito. Coltello non è mai uscito. La minigun. Ragazzi, cecchino silenziato, se esce diventa devastante, quindi... Ok, quindi boom, dammi questa corona, bitches! Andiamo avanti. Un peperoncino, la guida, rispondi correttamente alle domande di Tina, indicherà due casse dove si nasconde il re. Ci sta. Come si chiama lo zaino che si ottiene collegandosi ad Amazon Prime e a Twitch? Mi sembra l'Avoc, però questo è difficile. No, vabbè, non lo sapevo mai. Non lo sapevo questo. Ok, ci riprovo l'ultima volta e vediamo un po' che cosa succede. Sì, non ti preoccupare. Sbam, doppia domanda. Rispondi direttamente a due domande per continuare. Ah, due domande, giustamente. Cosa c'è sopra il ristorante di Tomato Town? Un pomodoro, ragazzi. Questa è proprio facile, facile, facile. Tomato Town è casa nostra, quindi andiamo avanti. Quanti colpi ha in tutto nel caricatore fucile a pompa? Attenzione però. Quale? Diciamo 5, perché l'altro è 7, quindi 5. Cioè quello automatico è 7, se non sbaglio. E questo è 5, quello del nonno. Brutto bastardone. Un altro punto interrogativo del K. Quale skin si trova questo? Su quale skin? Bombarolo lucente, ragazzi. Bombarolo lucente, questa è stupenda. Questa, dai, 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 qua. Ok. Andiamo avanti. Qual è la tempesta più lenta a chiudersi? La più lenta a chiudersi, ragazzi, è la 4. È la 4, perché la prima è velocissima. 4. La 3. Quindi la 4 è più veloce. Questa è una cosa figa, raga. Questa è una cosa figa che io non sapevo e che adesso sappiamo. GG per noi. Signori, che vedevo di tanto qua è partita la pubblicità. Ma mamma, riammazzata a te la pubblicità. Se questo video vi è piaciuto e se ne volete altri, mi invito a superare i 30.000 like. Ditemi voi se le sapevate tutte. Alcune mi sono sfuggite perché erano veramente difficili, perché non erano proprio un game, erano più che altro al di fuori. Altre l'ho beccate tipo in maniera pazzesca, regà, in maniera pazzesca l'ho beccate. Fatemi sapere quelle che sapevate o no. 30.000 like, prossimo appuntamento. Ci vediamo, ciao ciao.